Franco mi dirà adesso com'è la situazione per quanto riguarda soprattutto questo discorso delle analisi che è riuscita ad avere oggi e un po' la problematica che riguarda la zona che stiamo in pandemia. Ad esempio, avremo un po' di tempo però per riferire a tutti i punti prima di passare la allora, i dati posso dire molto veloce, sono preoccupato. Poi che minuti se servono, però i dati sono. Poi tutto dei conti, che spesso si trovano dei libri, delle sono prima cosa, visto che c'è la stampa, un ringraziamento a tutti i giornali e le riviste che si hanno appoggiato. Lo dico perché noi siamo, se siamo usciti fuori, anche grazie a tutti i giornali e le riviste che sono sul territorio, che ci intervistano, pubblicano sui comunicati, ci riprendono, la prima ripresa video l'ha fatta da poco, e io dico perché è stato un insieme di fattori che siamo partiti in poco, e anche se ci sono degli equivoci spesso, certo, io credo che l'aiuto che facciamo sui social, l'intervento della stampa, della TV, hanno sempre molto, sì. Proprio perché è fondamentale questo rapporto dei cittadini, la pubblicità degli altri, di cui parlava prima Arturo, cioè è fondamentale che la gente sia informata. Si possono dare anche delle conclusioni, ma anch'io ci scherzo, se si ricorda c'è una sera stato richiamato io, la prima volta che il sindaco, ma dico proprio perché se la prima volta è uscito che il sindaco ha fatto la sua delibera che vietava l'uso dell'acqua dei pozzi. Io l'ho scritto anche molto veloce, quando mi chiamato, lo posso dire, uno mi fa la guarda che ha scritto una cosa, ho dovuto correggerla anche perché spesso sono convinti che la gente segue il dibattito, spesso non lo si sa e si ha l'abitudine, come dico io, a lavorare su mi piace, invece di andare a leggere l'informazione precisa, si va a vedere la prima linea. Quindi su questo occorrerebbe prestare attenzione, sia noi che scriviamo, sono obbligati anche a scrivere spesso tutti i giorni, sia i giornali, ma sia chi legge, abituarsi a leggere gli altri gruppi. Questo è proprio per evitare, credo che è fondamentale questo rapporto perché si cresce così, serve ad aiutare questi cittadini anche in situazioni. Per chi non ha seguito in questi mesi, noi siamo partiti a maggio solamente, ma già aprile quando ci siamo occupati della SICA. Sono legate SICA, BP, tutte queste cose sono per le loro legate. Cerco di essere sintetico perché siamo molto lungo. C'è stato un ottimo rapporto con io, nessuno da dire con l'assessorato di Siderno dell'ambiente, ma in particolare lo devo dire con il sindaco Duro, che in questi mesi abbiamo molti incontri, sempre disponibili, ci ha fornito tutti gli strumenti necessari, tutte le informazioni, abbiamo non c'è stato mai un diniego alle informazioni che sono necessarie. Posso anche dire una cosa che c'è l'impegno del, non lo dico non perché io sono uno che ringrazio molto, c'è stato forte impegno anche dell'assessore di Rizzo della Regione, che quando l'abbiamo contattata personalmente si è impegnata notevolmente a che fosse rispettata in particolare dalla SICA quello che era la cosa da fare. Però per l'AIA sono 10 anni che glieli chiedono, e solo dal 2015 che l'AIA si è impegnata, cioè che la SICA si è impegnata a cercare l'AIA, ma trassando, dicendo sempre che siccome ha due linee di conduzione, in pratica adesso spero che si denunciare che si sia anche quello, diceva che la linea sostanzialmente c'è un blocco finito, invece le linee sono una che produce polimerati e c'è l'altra che serve per fare il materiale sulla per il centro, gli aggregati, il cemento e per caso sono. Senza voler usare nessuno per siamo ancora a quella, ma la cosa particolare, quindi adesso tanto per finire, sì, lo so, ma io sono bello. Dove c'è credo. Tanto per essere chiari, questo intervento è servito che finalmente questa situazione venisse a finire. La SICA è stata bloccata due volte, se non sbaglio con luglio e agosto, perché dovevo tenere l'aria. Poi ha ripreso l'attività perché doveva smaltire i materiali che trovavano nel reattore che dicevano che era rischioso già rimanesse nel reattore per 15 giorni, è stato bloccato intorno a settembre. Perché dico questi dati? Perché poi a novembre la SICA, obbligata per ottenere l'autorizzazione integrata, che era quel poco che ho capito l'ha ottenuta, è stata obbligata a fare questi calcoli. Tra le tante cose che dovevo fare, c'erano 20 prescrizioni, una da rispettare e da fare. Il controllo, un monitoraggio dei danni. Quindi questo è stato da qui sempre per dire quelle nasse che diciamo. E quindi chiudo qua senza polemica con nessuno, io ho fatto un intervento già in Consiglio Comunale, la SICA rispetta le norme, da quello che sappiamo, il problema grosso è che le sostanze che la SICA emette sono a rischio di cacciare in mano. Ci sono alcune sostanze che possono, anche se la SICA rispetta le norme, ci sono degli studi che dicono che anche più
bassi livelli possono comportare cancerogenità, niente di nuovo, non è la prima volta che succede in tutto il mondo, che normalmente l'azienda rispetta le norme, poi si scopre nel tempo che queste norme sono valori molto elevati e poi vengono quelle cose che vengono, quindi non è una cosa specifica. Credo che io sono convinto che in quella zona fabbriche di quel tipo non ci devono essere, lo dico senza grossi problemi, stiamo lavorando per quello, la SIGA fa la sua produzione, non va, niente da fare. Fatto questo discorso, noi abbiamo scoperto nel frattempo, cioè sono veloce ma non vorrei darvi tanto tempo a restare qua, abbiamo scoperto che SIGA aveva una preoccupazione fondamentale, era la BP, ci ha detto mille volte, c'era anche l'assessore, se ti ricordi anche, andavamo lì, che voi insistevate che il problema vostro era la BP. Il nostro problema era per tempo era un problema chiuso, lo dico sinceramente, no? Io sono arrivato da qualche anno qui, sono stato qui da qualche anno, ma i miei amici che stanno lì, però la BP è chiusa, nessuno si preoccupa. Abbiamo avuto delle informazioni in cui finalmente alla BP ci sono 800 sostanze, vogliamo essere precisi, circa 900 tonnellate di sostanze, di cui alcune cancerogene, almeno 13 da quelle che noi siamo finiti, guarda, sono, se ce l'ho qua, presi dagli atti della regione, ci sono almeno 13 sostanze a rischio di cancerogene. Questo è un dato di fatto. E la cosa che più ci ha sconvolto è che questi dati sono rimasti fermi dal 2003, ultimo sbattimento parziale della regione, e per mancanza di fondi, diciamo, li hanno chiusi nelle lavagne. Per 13 anni, adesso siamo quasi 14, noi c'è una situazione in cui nella varie regioni c'era anche il piano tecnico per fare. Non riconoscevo che fosse stato fatto un intervento di bonifica. Non sapevo che c'erano questi altri. Scusate. Chiaramente loro hanno scoperto all'improvviso che invece di 300 tonnellate che prevedevano, si sono trovati 1470. Ne hanno tolto una parte con i soldi che in quel momento avevano disponibile e gli altri erano rimasti lì. E avevano poi fatto un nuovo piano per trovare i fondi. Però è rimasto bloccato. Il problema qual è? Veramente che nel frattempo noi abbiamo cercato di contattare, questo è successo a settembre, abbiamo cercato di contattare a Oliverio, l'abbiamo visto di sfuggita, perché sia ben chiaro, a novembre, il sindaco nel frattempo ha cercato di contattarlo, anche l'assessore Romeo ha cercato di contattarlo, siamo in attesa di informazioni. Sembra, ultimamente aveva detto la Maria Teresa, se non sbaglio l'ultimo consiglio comunale, che ha attivato, che si sta attivando Oliverio presso il governo, perché la cifra da trovare è molto elevata, ma non è differente. Voglio dire una cosa, poi non è semplice sbattere quella roba. Cioè lì il piano imperativo bisogna stare attenti, tra l'altro sono sostanze che sono facilmente sbattibili perché possono essere riciclate, non sono problemi, sostanze normali, di uso comune, tranquillamente possono essere anche vendute ad altri lì, o possono essere sbattibili. Ci sono anche sostanze che sono molto rischiose. Ci sono sostanze che possono esplodere, ci sono sostanze che possono interagire tra di loro, quindi c'è una situazione molto pericolosa per la zona. Quindi io per questo lo dicevo prima sulla strada, si può sbagliare ma non minimizzare i problemi, i pantanizzi non sono solo i pantanizzi, sono problemi di tutto Siderio, non solo. Chi è lì, chi è in coscienza deve sapere che se esplode quella fabbrica è un problema di tutta la zona, non solo Siderio. Cioè questo deve essere chiaro. Non voglio esagerare perché veramente è un problema, quindi siamo 6 mesi, da settembre che se ne parla, stanno passando 6 mesi, l'intervento deve essere veloce, non si può aspettare che i bidoni si depreschino ancora, l'ultimo tentativo che è stato fatto, lo sapete tutti, nel 2005 è andato qualcuno ad aprire, nel 2005 qualcuno ad aprire sono defluiti 8.000 litri di acido butirico, è intervenuto il nuovo dei carabinieri, sono stati i vigili, 5 persone sono finite all'ospedale. Hanno evacuato la zona. Hanno evacuato la zona, quindi il rischio grosso è che se si va alla bonifica, la cosa bisognerà evacuare o circondare la zona. Questo è chiaro, quindi non è, è scritto nel piano. Questo deve essere nel piano che ho fatto anni. Quindi hanno trovato, hanno dovuto togliere 300 tonnellate di terreno per pulirlo, quindi situazione di questo tipo. Quindi, quella zona non può continuare a stare in questa situazione. Dopodiché, torniamo, i meccanismi sono legati perché hanno fatto le indagini, scusate se la sono. Dopodiché la SIC è stata obbligata a fare queste analisi, proprio per poter avere l'AIA. Loro stessi
io ho i dati qui, sono tanti dati, sostanzialmente i dati sono molto, vi dico i dati veloci perché se qualcuno di voi ce lo so dire, i dati che avevamo controllato ci sono il famoso cloroformo, il tetracloroetileno e l'acrilino o tricloroetileno. In più qui non è riportato, ma ho visto anche la cosa, ci hanno trovato anche un po' di mancanza, cioè nella cosa che è scritto l'ho trovato anche di mancanza. I dati sono molto elevati, i dati limiti sono, tanto perché mi scusate io, 0,15. Non si capisce niente. Sì, il dato limite era 0,15. Il dato minimo era 16,01 in un pozzo, il dato massimo di cloroformio era 35. Quindi se vedete che il rapporto è 120, uno c'è uno è il valore scontrato, sì. E uno è il valore, per esempio, c'è il valore della normativa 1,10, più scontato 320. Tutti capiscono che, voglio dire, cioè, tra quello che deve essere e quello che è. Quindi questi i dati controllati erano chiarina, cloroformio e tetracloroetileno. Tanto perché invece questi dati comunicati ad ARPA, che era preoccupata, ha rifatto l'analisi a gennaio. La cosa che più preoccupa è che i dati sono notevolmente aumentati su tutte le sostanze, anche se tu controlli, sono qualche volta triplicate, ma anche quadruplicate. Quindi non si riesce a capire come in un mese queste sostanze siano stressate. Io, cioè, è importante che in un mese le sostanze quadruplicano, cioè, quindi c'è una qualcosa di strano in questi dati. Io non voglio dire che siano, scusate, non sto dicendo che queste qui della sicurezza sono più che sufficienti per preoccuparsi, quindi non è un problema. La si è abbastanza di dati. La cosa strana è che siamo passati da dati quattro volte maggiori. In più, nel frattempo, hanno fatto altre analisi, quindi l'Alpacal ha cercato anche il tetracloroetileno di etano, quindi ha cercato una quarta sostanza. Anche qui loro preoccupati, a quel punto hanno avvisato il sindaco, chiaramente noi abbiamo saputo sui dati, quindi ve lo dico, quello che è il rapporto che c'è con il sindaco, giustamente preoccupato, primi di febbraio, soldi in conto che si va spesso a vedere con la situazione, dice no, qui c'è un problema grosso e qui ci hanno trovato diverse sostanze. Hanno trovato queste sostanze, quindi hanno trovato sostanze diverse da quello che si pensava, cioè non erano le sostanze, il progetto qual era? La SICA dice. Queste sostanze non appartengono al nostro ciclo di produzione. No, cioè queste sostanze, l'elina, che è una variazione della pielina per l'inciso, non sono sostanze che possono uscire dal nostro ciclo di produzione. L'ha verificato, non ci niente da negare. L'ARPA controlla e cerca un'altra sostanza. Ha cercato chiaramente di valutare un'altra sostanza che è tetraetileno. Dopodiché chiaramente il sindaco preoccupato si mette d'accordo con l'ARPA e il comune, eravamo presenti anche noi, non c'è niente da nascondere, così, a analizzare 14 pozzi che circondavano da una parte e dall'altra sia la Siria che la Pietra. Quindi in pratica abbiamo fatto quella che era la famosa zona industriale di Pamplina. Per chi vuole sapere, chi non lo sa, abbiamo guardato Corrente Lotto da una parte, la strada di Mirto, quella accanto al cimitero, la nazionale e quella che si chiama adesso Via dell'Americo, perché di qua è quella che è stata fatta adesso il lavoro. Quindi si è individuata una zona ampia per avere tutti gli elementi necessari, di poter prendere. Dei 14 pozzi, uno non è stato analizzato perché era vicino a un altro, e un altro sostanzialmente il proprietario ha detto no, vinto un'altra volta, adesso lo voglio mandare su sullo specifico, non c'è la pertice che non ho utilizzato, sarebbe sempre specifico. Di questi 12 pozzi, su 9 più 1, dico 9 più 1, ci sono diverse sostanze, quindi non sono tutti con le stesse sostanze. Quindi gli elementi analizzati sono di più, quindi ci sono alcuni che trovano degli elementi, alcuni che trovano altri e ci sono tre che per fortuna sembra che non ci sia niente. Con questo limite, che lo diceva anche 4-5 giorni fa, quando con l'ARPA, da noi c'era anche tu, no? C'era anche lui, dice, vabbè, il problema nostro qual è? Che noi, per fare in fretta, abbiamo analizzato l'acqua che saliva. Loro ritengono che se fossero andati a fondo, quindi andavano a prendere, invece di farli uscire dai rubinetti, sostanzialmente quasi tutti hanno fatto questo lavoro, si è tirato sull'acqua dai rubinetti e si è preso da lì. E scuso qualche pozzo, quindi è uscito dai rubinetti,
Quindi se io fossi andato a guardare, tanto a prendere sul fondo dove lo fare, c'è il rischio che siccome lì si depositano le sostanze, si possono, potessero trovare loro. Questa è la realtà. L'incontro che abbiamo avuto inizio anche tu è stato deciso sostanzialmente. Ci sono, tanto per capirci, provate anche, scusate che ci faccio prima, oltre la tielina, il tetracloro di etilene, il clorofano, sono trovati il bromo di clorometano in alcuni pozzi, il di bromo clorometano in due pozzi, che sono i valori, se è il caso, parlando di quelli che sono i valori, il tribromometano in altri due pozzi. Il dicloroetilene è stato trovato però con valori molto più bassi in altri pozzi con minime sostanze. L'unica sostanza che non è stata trovata in nessun pozzo è il diclorobenzeno 1,4, mentre il diclorobenzeno 1,2 è stato valori bassissimi, sempre in caso è stato trovato in un pozzo. In più sono stati trovati sempre in tre pozzi, quindi il ferro con valori molto elevati in due pozzi, il manganese in due pozzi con valori doppio tripli del valore standard, e poi in un pozzo è stato trovato l'arsenico con valori 16 rispetto al 10. Questo, sì, è il dato, sì, questo è il dato che è stato trovato. Quindi questa è la situazione. Fatto questo, quindi questo volevo solo le due cose, perché sono quelle cose che spesso le fonti, e credo che sia importante, per cui c'è anche l'aveva proposto anche a poco fa, io l'ho accennato. Io sono da oggi ho scoperto che uno dei morti per tumore oggi fa un anno. A me? Oggi uno dei morti fa un anno, di quando sono io qua. E non credo sia solo quello che sta vicino all'hotel Stella Vettura, per non far noi per questioni di fare. Oggi ho scoperto per caso che l'anno. Io nel frattempo ho scoperto, almeno nella zona io abito, zona di Donisi, il famoso quartiere di Donisi, in quella zona ci sono almeno 6 sottomorti per le giù. È chiaro che non significa niente, lo dico con tutta tranquillità, perché può anche darsi che capitano tutti fino allo stesso momento. Però è anche indicativo di una certa percezione che ci sono, alcuni sono per mieloma, quindi le cause possono essere diverse, dal fumo, può essere radiazioni delle antenne esterne, non ci sono, può essere le sostanze chimiche. Io ne ho saputi solo 6 in quella zona, ma ci sono anche a Sedello, l'ultimo lo conosce tutti che è morto, ci sono altri che conosciamo tutti che si stanno visitando. Quando vai a parlare con tante persone ti informano, ma qui c'è uno, qui c'è un altro. Ora, è chiaro che per avere un indicatore ci vuole un lungo tempo, questo ci è ben chiaro. Io so che settembre, ottobre devono uscire i dati del registro del tumore di legge, però chiacchierando mi hanno detto che almeno un incremento sul tumore polmonare, su morte per tumore polmonare ci sono stati. I dati non sono messi a stare mai smonte telefonicamente, però dice un incremento su alcune cose ci sono. Io perché lo dico questo? È importante che anche su questo fattore, e lo chiedo anche a voi, dobbiamo iniziare a fare un lavoro, cioè dobbiamo far uscire queste notizie, perché servono a noi, a io che vivo, non a chi è morto, quindi nascondere queste notizie, le familiari, con tutto il rispetto, con tutta la pace, quindi con stando attenti. La gente, io credo che se riusciamo a trovare un posto che possa rivolgere, non serve, lo dico chiaramente, sinceramente, non serve manco la zona. La zona forse è importante, però sapere il tipo di malattia per cui sono morto. Detto, alcuni sono mieloma, ho avuto alcuni dati, e quindi questi dati bisogna iniziare a diffondere, perché serve al comune, serve a tutti noi per poter stare tranquilli. Siccome sono legali, ci sono alcune sostanze cancerogene alla pipì, siccome sono state delle esplosioni, siccome i morti per cancro non avvengono istantaneamente, ma spesso hanno dei tempi di correzione, è quello che è importante, oltre a bonificare immediatamente la zona, lavorare su questo settore, perché dobbiamo capire quali sono le cause anche di. E come dico, non voglio esagerare, abbiamo discusso tra di noi, non minimizziamo questi dati, perché è molto importante. Dobbiamo tranquillizzare, io, tutti noi ad essere tranquilli, ma dobbiamo sapere i modi per intervenire, perché questi dati diminuiscono, finiscono, e non che sentiamo ogni giorno che sono morti lì e sono morti lì. E spesso la gente si vergogna di dirlo, la gente deve avere il coraggio di dirlo, senza
io dico non lo vogliamo più, troviamo un ufficio nuovo delle persone che la raccolgono, perché su questo è importante. Qualcuno mi ha accennato che a Salerno ci sono delle antenne che i gestori tendono di nascondere. Quindi è la cosa molto semplice, se non ci vuole molto, basterebbe mettere più antenne. Invece di mettere una potente, basterebbe mettere più antenne, abbassare l'emissione di potenza di singolare e metterle in posto più da vita. Quindi non ci vuole molto. Finisco qua con il mio intervento. Io devo fare una rettifica a una cosa che ho detto, perché me lo conferma l'ingegnere, che la cosa che vi ho detto a proposito del Pozzo di Sant'Anna che pesca a profondo e perché c'è uno stato di argilla, l'ingegnere mi dice che un suo collega che ha fatto uno studio sulla zona dice che lo strato di argilla non c'è, per cui è più profonda di dove pesca il Pozzo di Sant'Anna, per cui molto più l'idea nostra di comunque di analizzare l'acqua del Pozzo di Sant'Anna resta valida, perché queste sostanze potrebbero anche essere penetrate in profondità. E poi l'altra cosa è che, guardando bene la cartina dove sono stati fatti i prelievi di questi 14 pozzi, stranamente, man mano che ci allontaniamo verso nord-est, i valori vanno a scemare, perché sono invece molto più concentrati proprio nella zona dove c'è il lordo, dalla parte del lordo. Sì, no. Quindi ci tranquillizza per quanto riguarda la luce. Vedendo la defluzzo, se conservate il flusso, prima di dare la parola a Sassà Albanese, avevo chiesto di parlare, ma prima di dare la parola a Sassà Albanese volevo intervenire su questo discorso che ha fatto Franco a proposito dei morti per tumore. Guardate, no, io non è che l'ho contestato, io come osservatorio noi facciamo parte di un tavolo tecnico che c'è presso la direzione sanitaria dell'ASP Regina e monitoriamo quello che il registro tumori in itinere, e l'ultimo incontro l'abbiamo fatto circa un mese fa e abbiamo avuto l'assicurazione che entro il 2017 il registro tumori sarà accreditato. Che cosa significa? Significa che fin quando il registro tumori non passa il controllo dell'ARCUM, che è l'ente che valuta il registro tumore a livello nazionale, i dati non possono essere né utilizzati né diffusi, perché loro devono controllare che siano stati acquisiti in maniera regolare e regolamentare. Poi, guardate, noi da ambientalisti tendiamo sempre a dire che i fattori ambientali sono importanti per quanto riguarda le malattie, le neoplasie tumorali, però guardate che mettere in connessione un elemento con l'insorgenza dei tumori è una cosa molto difficile, perché i tumori hanno più cause, no, mai una sola, perché se ce ne fosse una sola saremmo proprio arrivati a... Quindi voglio dire, da questo punto di vista c'è uno studio fatto nel 2012 dal Ministero della Sanità sui dati Istat di mortalità, e dicono una cosa. Certo, siamo fermi al 2012 e dicono questo, che per quanto riguarda la provincia di Reggio Calabria le uniche due zone che superano di molto quelli che sono gli indicatori nazionali sono la città di Reggio Calabria e la città di Gioia Tauro, per cui le altre zone possono avere dei problemi, ma non sono così eclatanti come Gioia Tauro e Reggio Calabria. E poi un'altra cosa volevo dire. Noi siamo sempre in attesa che siano pubblicati i risultati di un'indagine che è stata fatta con un elicottero che trasportava un elettromagnete che ha sorvolato tutto il territorio provinciale, e i dati, nel momento in cui sono stati raccolti, la Procura Generale di Reggio Calabria li ha segretati. È da più tempo che diciamo che vogliamo conoscere, e loro hanno sempre risposto che li hanno segretati in attesa di fare delle ricerche sul campo. Sembrerebbe che questa cosa stia arrivando alla fine, tant'è vero che l'assessore all'ambiente, la dottoressa Rizzo,
ha detto che a breve saranno in condizione di divulgare, divulgare questi risultati. Per cui noi la situazione la stiamo seguendo, e come vedete stiamo seguendo anche la situazione locale per quanto riguarda il discorso sia di Pantanizzi sia del Novito, ma dell'ambiente in generale. Volevo dirvi che uscendo, chi vuole si può fermare, c'è un tavolino dove c'è la nostra tesoriera che eventualmente può raccogliere le erogazioni liberali che volete fare rilasciandovene ricevuta.